Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi siamo qua sull'altopiano della Paganella nuovamente. Alle mie spalle c'è il Piz Galin che mi fa sempre venire in mente quanto ero stanco quella mattina. Oggi andiamo a vedere un sentiero molto particolare perché non tutti vanno a farlo. Quello che sicuramente è l'ostacolo maggiore è la pedalata iniziale. Siamo sull'803 Monte Corno. La strana storia del nome Monte Corno deriva proprio dal fatto che sulle mappe si chiama Monte Corno. Per raggiungere questo trail bisogna pedalare circa un 30 minuti su strada forestale. In cima alla salita ad attenderci c'è una malga dove è possibile anche rifocillarsi, quindi non ci sono scuse. Questo è il trail perfetto da fare in pausa pranzo. Dicevamo, 30 minuti a salire circa. Trail, arriveremo all'abitato di Spormaggiore dove ci attendono altri 25 minuti circa di pedalata su strada asfaltata che ci riporta dal fondo valle fino al Santel. È un trail molto bello, tecnico. Let's go! Il sole è molto potente. Questo è il tratto di forestale che vi piacerà più di tutti, in quanto non è in salita. Ehi amico! Come va, signore? Eccoci arrivati all'attacco del sentiero. Finish! Adesso raggiungiamo l'asfalto dove ci attendono quei fatidici 25 minuti di pedalata. Voglio provare a farla a un ritmo un po' sostenuto per vedere quanto realmente ci si può mettere con una bici da enduro. Eccomi al tornante. Castel Belfort, questo qua. Let's go! Venite in montagna, che l'aria è più fresca, dicevano. Il segreto è stare sulla linea bianca, c'è meno attrito. Ragazzi, vedo il furgone, fatemi sapere nei commenti quanto sarà il vostro tempo. Io ci ho messo esattamente 21 minuti e 46 secondi. Passa e chiudo.